Benvenuti ragazzi ad un'altra puntata di Children of Nile. Torniamo dalla pausa già che ci siamo. Vedrete alcuni cambiamenti grafici in questa puntata perché sono andato innanzitutto a vedermi un tutorial, a scaricare dei file per sistemare il frame rate e a quel punto ho trovato anche in realtà delle soluzioni per migliorare un po' la qualità della grafica. E subito dopo ho cercato anche dei pacchetti di texture per vedere se erano migliorabili e c'erano. Ringrazio l'Horus Texture Overall Project che ha fatto queste texture, che sono molto più nitide e belle di quelle originali, anche perché sono state fatte comunque parecchi anni dopo. È un progetto del 2013, tanto per darvi un'idea. Oh, a quanto pare. Spero che non sia. Ah, probabilmente perché stanno costruendo la cosa. E qua si sono impallati. Sì, loro vogliono comprare qualcosa, ma si sono incastrati nella mappa. Ma adesso torno indietro, per cui boh, forse era una cosa temporanea. Dove eravamo rimasti? Allora, rivediamo un attimo gli obiettivi. No, non è questo. Rivediamo un attimo gli obiettivi. Non è questo. Non mi ricorderò mai dove è il tasto. Channel Information, eccolo qua. Dobbiamo avere 60 di prestigio e 6 estates dei nobili, ok? Di estate dei nobili non li abbiamo al massimo, li abbiamo al medio, ma ne abbiamo due e ne dobbiamo fare quindi altri 4. Questo è principalmente perché non abbiamo ancora le tombe. Con le tombe dovremmo arrivare al massimo. E quello è già in costruzione. Stiamo aumentando anche i templi per dare più funzioni. E se non sbaglio, anche la Court of Law, esatto, che è gestita dai reali. E anche quella è un servizio che, anche quello è un servizio che i nobili richiedono. Qua mi sembra che ci sia tutto a posto, soltanto loro vorrebbero avere. Ah, Thor. Vediamo, potremmo vedere di fare un tempio in più, magari, perché abbiamo Isis e Osiris. Tra parentesi, Osiris è il patrono della città. Ma un'altra cosa che dovremmo fare, secondo me, vi voglio fare anche vedere. Intanto. Supply. Vorrei tentare di iniziare a portare, però non abbiamo abbastanza cibo. Vorrei iniziare a portare delle statue per costruire il tempio più grosso. Adesso è la prossima fase. Per aumentare la raccolta di cibo che serve sia per le esplorazioni sia per aumentare la popolazione nobile, direi che la cosa da fare è avere uno scriba. Adesso, lo scriba l'abbiamo qui. Gli abbiamo già detto. Ah, questo di lavorare all'estate. E questo di fare le tasse. Esatto, perfetto. L'estate. L'exchange non c'è ancora, sì? No, non c'è ancora. Ah, giusto, eccola qua, in costruzione. Perfetto. Scusate, ma fra i cambi di texture, eccetera, è passato un po' di tempo dallo scorso episodio e mi ricordavo di aver avuto già questa impostazione della partita, ma non mi ricordavo cosa avevo già avviato, invece a quanto pare avevo avviato parecchio. Gli entertainer sono sempre scontenti perché dicono che non hanno abbastanza lavoro. E quindi se non hanno abbastanza lavoro non possono comprare, ovviamente, tutto quel che dovrebbero. Però quasi quasi farei un bel giardino al palazzo. Questo aumenterà anche il prestigio. 65 e di food ne abbiamo un puttanaio adesso, per cui direi che andiamo immediatamente a vedere cosa possiamo fare. Sì, facciamo tutte e tre le esplorazioni.
anche perché questo dovrebbe risolvere parecchi problemi. Purtroppo siamo arrivati al massimo numero di diciamo lavoratori con educazione. Quindi, oh, perfetto. Due dei nostri emissari sono già tornati. Dopo andremo a vedere cosa offrono. Le linee di commercio che abbiamo creato. Quindi 5 su 5 vuol dire che non possiamo più avere più preti, purtroppo. Questo è un po' un problema. Secondo me comunque ci mancano dei bricklayer perché vedo che abbiamo più brick di quanti ne stiamo mettendo giù. Quindi, visto che abbiamo un paio di cose da costruire qui e ne avremo altre perché questa è una zona in cui costruiremo parecchio. Quasi quasi li metto lì, che non sono neanche troppo lontani dalle tombe, per cui possono aiutare questi due nel momento del bisogno. Eccoli qua, li abbiamo trovati tutti e tre. Andiamo a vedere quindi. Allora, qua. Allora, comprano sandali e cosmetics e vendono furniture e incenso. Qua invece da oro. Però semplicemente espandendo la nostra influenza, dobbiamo aumentare il prestigio e poi ovviamente avremo bisogno di papiro e di cibo per mandarli lì. Qua è invece una miniera e ci dà smeraldi e copper e rame e richiederebbe queste tre per essere mantenuta. Questo darebbe limestone. Capraccio small basalt status. Oh, potrebbe essere interessante. Poi qua possiamo andare addirittura più in là. E questa comprerebbe sculture e darebbe sandali. Ecco, avere più varietà di prodotti di lusso come questi o come quelli che abbiamo visto dov'è che era adesso? Qui, se non sbaglio, esatto, furniture, cedar furniture incense. Tutte queste ci permettono praticamente di anche aumentare l'offerta per i nobili che sono più contenti. Aspettiamo il prossimo. La prossima inondazione, perché voglio avere più cibo di questo. Eccoli qua, i mercanti adesso hanno finalmente il loro posto. Questo significa che i nobili potranno scendere da qui, arrivare all'exchange, e lo stesso vale anche comunque per gli scribi e i sacerdoti e gli altri lavoratori educati. Con qualche educazione e prenderne di più. Eccolo qua le barche dei mercanti. L'exchange. Oh, andare a reported non è divertente. Allora, l'apotecario ce l'abbiamo. Che è qui, se non sbaglio. Però avremo bisogno di un ospedale, probabilmente. Tanto il palazzo sta migliorando. Large estate, vedete? Perché probabilmente questa è la loro tomba ed è sotto costruzione. Ed eccolo qua l'exchange. Questo dovrebbe aumentare il commercio, aumentare anche la Your varietà. Perfetto, prestige is rising. il prestigio è aumentato, possiamo avere un lavoratore educato in più. Siamo solo a 15, però avremo bisogno di arrivare a 60, ve lo ricordo, per questo scenario. L'inondazione è arrivata, adesso stiamo, scusatemi, coltivando
I crop hanno cambiato anche le texture dei crop. Se si va più vicino sono più nitide. Come hanno cambiato anche quelle del lei, papiro e così via. Il mercante se ne va. Ma lo scriba cosa sta facendo? Si sta grattando. Ah, è appena andato al lavoro. Cioè adesso è andato. Possiamo fare due farm in più e direi proprio di farlo. Sì, qui va bene. Abbiamo tutta questa zona ancora da coltivare. Qua faremo praticamente un secondo settlement. Quasi quasi direi che un ospedale però sarebbe proprio da fare. Lo metterei qui più o meno. Che ce ne sarà bisogno. Eccola qua la Court of Law, quindi Large Estate, Medium Estate, principale. Adesso vorrebbero Bust. Io, considerando che Your prestige is posso rising. permettermi un'altra persona in più, anzi ne possiamo permettercene tre, allora bisogna iniziare a costruire assolutamente shrine. E voglio assolutamente avere più priests. Due priest van benone. Così ci lasciamo lo spazio per uno, magari vorrò, se vogliamo, uno scriba in più. E iniziamo a mettere i temple. No, allora, shrine, sembrava un po' grosso, per quanto riguarda gli altri. Quindi bust e così via. Lasciamo spazio qua per una strada, eventualmente. Quindi inizierei a mettere qui uno e uno e due. E lo metto bust ed era Hathor l'altro che ci richiedevano. Vedete come gli entertainer sono andati a posto? Nel momento stesso in cui sono aumentati la grandezza degli estate e abbiamo aumentato anche il palazzo, boom, sono esplosi. Mille di cibo, direi che è proprio il momento di iniziare qualche spedizione e io voglio le statue, perché voglio costruire il tempio. Oltre a questo, qua ci manca ancora del prestigio. E abbiamo bisogno di più papiro. Quindi per avere questa. Manderei un mercante, sì, questi due mercanti, così iniziamo ad avere anche più varietà di costruzione. Perfetto, direi che come approccio va bene così. Possiamo avere 22 farm, quindi vuol dire che ho aumentato anche l'altro estate. Li aumentiamo. Perché vedete che il cibo è costante, serve per avere più nobili, ma anche per esplorare il mondo, avere più servizi, più scambi. È fondamentale. Io direi che è venuto anche il momento di fare due estate nobili in più. Uno. Oh, very rich inundation, direi che non c'era un momento migliore. Facciamo due, così arriviamo a 4 su 6 e iniziamo a costruire ovviamente anche delle altre tombe. Allora. Very large mastaba o una small pyramid, quella potremmo iniziare a costruire una piccola piramide in effetti. La Small Pyramid ha bisogno del limestone e della fine limestone. Benissimo, mercanti sono arrivati. Allora, facciamo prima due Small Mastaba per i nobili. Uno e due, e li mettiamo Nobles, Nobles. E direi che sì, Merchants Open, perfetto. Direi di mettere proprio una Small Pyramid. Very Small Pyramid, perdona, scusate, ho sbagliato.
che ci sta proprio bene qua. E ovviamente il faraone lì. Quindi prepariamo già quella per il nostro successore. Fine limestone e limestone. Limestone si può prendere tranquillamente da qui. Questo la produce. Small status. E questo qua è per esplanderle e farle diventare quelle medie. E ci servono. Quindi aspettiamo un secondo, ma decisamente sto guardando se ci sono già quelle del Fine Limestone, che però credo che sia questa. Perfetto, allora bisogna aumentare la quantità di papiro mentre aspettiamo. I costruttori di papiro, costruttore, sì, i fabbricanti di papiro sono questi. Hanno bisogno di papyrus reeds, che sono questi. Questa è la zona in cui ce ne sono di più, ma ce ne sono alcuni anche qui, quindi io quasi quasi. Papyrus maker, ne potrei mettere uno qui, così non si fanno concorrenza e usano delle fonti diverse. E potrei metterne. No, qua non ci sta. Niente. Vediamo se ci può. No, qui non è troppo vicino all'inondazione. Qua lo potrei mettere, ma qua non ce ne sono poi molti. E voglio usare, come vi ho detto, questa zona per qualcosa di diverso. Forse la cosa più intelligente da fare sarebbe proprio farlo qua e aumentare la strada. Adesso possiamo avere di farmer e direi che è il momento di farli. Qui 1, 2, 5. Ne abbiamo 28, 29, 30. Eccoli qua. Già pronti. Qua il mercato si sta espandendo. Perfetto. Qua sembra andare tutto bene. Malara wasn't treated. Abbiamo un ipotecario qua sopra? No, ecco qual è il problema. Ok. Qui non si può, qua non si riesce. Seriamente non avevo fatto l'apotecario qua sopra. Sì, seriamente non l'avevo fatto. Questo è stato un po' un errore. Forse qua potrebbe essere la cosa migliore. Ah, dobbiamo aumentare anche il servant, eh? Perfetto, direi che abbiamo impostato bene la partita. Avremo a breve 6 estate al massimo, senza problemi. E il prestigio 60 ci stiamo arrivando, insomma. Siamo a 18, ma ce la possiamo fare. Ok? Vi saluto per questa puntata, la prossima inizieremo la costruzione vera e propria della piramide, speriamo, anzi se riesco magari iniziamo a vedere già da questa volta se riescono ad arrivare, però mi sa che dobbiamo costruire, ecco, prima di andarcene magari, eccola qua, la cargo drop-off point, no, perdono, il barge landing. Allora, dove lo possiamo mettere? Direi che vicino all'estate, all'exchange dovrebbe essere la cosa migliore.
Come on, seriamente? Magari più qui. Perché bisogna metterli a una distanza ideale perché siano sia salvi dall'inondazione, ma contemporaneamente con il molo ovviamente che arriva in acqua. Perché questo sia l'unico qua era. Dov'è che era? Mi ha detto che andava bene. Era qua da qualche parte. Perché altrimenti quando arriva l'inondazione viene completamente sommersa. Trovo una posizione, la metto e poi siamo a posto. È possibile che non ce ne sia neanche una, ma seriamente. Oh, ecco, qua c'era qualcosa. Qua aveva funzionato per un nanosecondo. Eccola qui. Non è il massimo perché sarebbe coperta da un'inondazione eccezionale, ma se non trovo altro io vado lì. Sì, direi che vado lì. E ci mettiamo ovviamente anche la strada. Perfetto. Cargo drop-off point. Preferisco che vengano portati, per esempio, qua, qui a metà strada, dove poi la piramide verrà costruita. Perfetto, vi ringrazio ragazzi, spero che la puntata vi sia piaciuta e anche i cambiamenti grafici, magari scrivetemelo nei commenti e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!